Abbiamo ricevuto questa donazione e grazie a questa donazione servirà per finanziare diciamo la piaga che attanaglia un po' tutto il sud Italia, che è il randagismo. Questo progetto nasce proprio da un piccolo test che noi avevamo fatto lo scorso anno in Calabria, dove abbiamo sterilizzato 23 unità che avevano portato l'anno precedente a 60 nascite. All'anno successivo, dopo il nostro intervento, abbiamo ridotto le nascite pari allo zero assoluto. Allora abbiamo detto: perché non ripetere questo progetto? E nasce questo progetto pilota a Guidonia. Vi chiedete perché Guidonia nel romano? Uno, perché abbiamo la nostra sede operativa a Roma, ma anche perché l'abbiamo individuata come, diciamo, zona calda nella nostra zona di compasso, perché ci sono i cani di pastore. Abbiamo scoperto, dato abbiamo fatto delle indagini, capito che i cani di pastore sono il punto d'inizio di questa problematica, il punto zero. Punto primo, i cani non sono registrati. Punto secondo, i cani poi sono liberi dopo il loro lavoro di andare nelle periferie, dalle campagne alle periferie, dunque dal punto A al punto B, dove poi nasce il problema, dove questi cani si accoppiano, a volte vengono investiti, creano branchi, assalgono persone, dunque è un vero e proprio problema per tutta la comunità. Questo progetto serve a risolvere tutto ciò, crediamo che sia un'ottima chiave di successo, anche perché 23 unità hanno portato in poco tempo diciamo le nascite pari allo zero assoluto, e quindi crediamo che questo progetto avrà dei buoni frutti, ma che sia anche di esempio, uno, per le istituzioni, che in questo momento noi poi stiamo stringendo anche delle partnership tipo anche con le ASL locali, dove punto primo registriamo i cani a nome dei pastori, perché anche loro devono essere responsabili e consapevoli dei loro cani, devono avere consapevolezza. E dopodiché il progetto viene preceduto da una campagna di sensibilizzazione, perché sia le persone e i proprietari dei loro cani devono essere istruite. Ecco. Questo credo che sia veramente fondamentale, e grazie a questa donazione riusciremo a fare tutto ciò.